Suor Bernadette va aiutata. Non va lasciata da sola. Forse c'era qualcuno dietro di lei. Sono queste le voci che si sentono passeggiando per Ariano, tranquillo paese dell'Irpinia, in provincia di Avellino, scosso in questi giorni da una notizia sconvolgente. Suor Bernadette, 45 anni, di nazionalità indonesiana, madre superiora della Congregazione dello Spirito Santo, conosciuta e ben voluta da tutti, avrebbe fatto sparire dal cavò blindato della curia di Ariano Irpino 13 chili d'oro. Dalle prime valutazioni effettuate, la suora nel tempo sarebbe arrivata a rubare monili d'oro e preziosi ex voto per un valore di 1 milione di euro. La religiosa, che ora si trova agli arresti domiciliari in una residenza della congregazione a Roma, è accusata di furti in 9 chiese. Tra gli oggetti rubati ci sarebbe anche una reliquia di San Nicola, pure questa custodita nella curia di Ariano Irpino Lacedonia. Gli oggetti d'oro sarebbero stati fusi in lingotti o venduti singolarmente e il ricavato sarebbe stato in parte trasferito su conti bancari esteri e indonesiani. L'insospettabile suor Bernadette, che come tutte le suore aveva pronunciato i voti di povertà, obbedienza e castità, era diventata un volto noto nelle tabaccherie della città. Si muoveva a piedi o in macchina e andava spesso, troppo spesso, in banca a effettuare operazioni di trasferimento di denaro verso istituti esteri. Non mancavano le visite nei compro-oro. Le indagini, coordinate dalla Procura di Benevento, sono partite dalla denuncia del vescovo di Ariano, Monsignor Sergio Melillo, che aveva chiesto l'aiuto delle forze dell'ordine dopo essersi accorto che qualcuno rubava in diverse parrocchie e diocesi, tra cui Castel Baronia, Carife, Savignano, Bonito e, ovviamente, Ariano. Proprio ad Ariano, nel santuario della Madonna della Neve, la comunità aveva protestato per la sparizione degli ex voto d'oro e d'argento. Era stata quindi denunciata la scomparsa di 54 gioielli, corrispondenti a 8 chili d'oro, originariamente collocati sul manto della Madonna. Ci si è resi conto anche della sparizione del tesoro, 5 chili d'oro, donato dalla principessa Carolina Filangeri alla chiesa di Sant'Anna di Savignano Irpino, si trovava in una stanza blindata. L'ha rubato molto probabilmente suor Bernadette. È riuscita a intrufolarsi e a portare via il bottino. A Castel Baronia è addirittura sparito l'oro donato in chiesa dai sopravvissuti del terremoto dell'Irpinia del 1980, che causò 280.000 sfollati, 8.848 feriti e 2.914 morti. All'epoca, i fedeli sopravvissuti donarono i propri preziosi alla Madonna e a San Rocco, in segno di gratitudine per avere avuto salva la vita. Incurante del valore spirituale di quei gioielli, suor Bernadette, anteponendo il suo interesse, li avrebbe rubati. Tutti i parroci delle varie parrocchie da cui la suora ha sottratto beni hanno annunciato la costituzione di parte civile al processo che si terrà. Una cosa è certa, però: il danno fatto alla comunità e alla Chiesa non potrà essere recuperato, dato che i soldi sono stati trasferiti all'estero, in luoghi ancora imprecisati. La suora avrebbe svolto le operazioni in maniera legale, con tanto di documento, ma non è ancora stato possibile individuare i destinatari, anche per capire se la religiosa di origine indonesiana sia stata spinta dal desiderio di aiutare la sua famiglia o la sua comunità d'origine, oppure se dietro di lei ci sia un giro losco, come sospettano i fedeli che non osano credere che suor Bernadette abbia agito per mero interesse economico. Ma può davvero aver fatto tutto da sola, destreggiandosi così bene in una faccenda tanto pericolosa? Lei, nella sua lunga confessione, per il momento non ha fatto il nome di alcun complice.